Vita Gatto. Eppure mi è sembrato di sentire il miagolio di un gatto. Nessun dubbio, c'è un gatto. Com'è carino, ho l'impressione che sia un gattino randagio. Oh, povero, ti senti solo. Hai fame? Mi somiglia tanto. Ehi, sei proprio affamato. Coraggio, mangia, ti piacerà. Ma che delizia! Anche tu adori le merendine di marmellata di fagioli rossi. Ci somigliamo davvero allora. Prendine un altro po'. Beh, devo andare, ti auguro di trovare presto un altro padroncino. Novità, devo parlarti. Non vedi che sto studiando? Se fosse vero, allora potrei dire che gli asini volano. Non ho capito, che cosa vorresti insinuare? Niente, niente, stavo scherzando. In realtà, avrei bisogno di chiederti un piccolo consiglio. In genere, sono io che chiedo dei consigli a te. Non è mai capitato il contrario. Coraggio, avanti, dimmi di cosa si tratta. Ecco io? Chi è questo? Non dirmi che mi hai nascosto di avere un figlio. Ma cosa dici? Quale figlio? Questo gattino mi ha seguito fin qui. Dunque, è un randagio che hai trovato per strada. Sarà come dici tu, ma ti assomiglia in un modo incredibile. Avrei giurato che fosse un tuo parente. Infatti è per questo che non ho potuto abbandonarlo, mi faceva pena. Comunque non possiamo tenerli in casa, sono certo che la mamma non sarebbe d'accordo. Ed ecco che entri in gioco tu, devi aiutarmi a trovargli un padroncino. Sicuro che abbiamo dei gatti in casa, ma sono tutti di razza. C'è una splendida gatta persiana e poi un elegante gatto siamese. Bene, allora ti posso affidare anche lui. Mi dispiace, ma non se ne parla. Non lo voglio il vostro gatto randagio. Chissà da dove viene. Fa finta che sia il mio fratellino. In fondo mi somiglia così tanto. Ho detto no. Però potrei adottare te, Doraemon. Ti ha dato di volta il cervello. Andiamo, ce n'è meglio. Com'è carino, ma dove l'avete trovato? Per strada, l'hanno abbandonato e stiamo cercando qualcuno che si prenda cura di lui. Ah, mi piacerebbe tanto tenerlo, ma ho già un canarino e non mi sembra il caso. Già, capisco, effettivamente non andrebbero d'accordo. Sono sicura che presto troverete qualcuno disposto ad adottarlo e io potrei darvi una mano nella ricerca. Hai sentito? Evviva, grazie, con il tuo aiuto sarà tutto più facile. Certo. Mi dispiace, ma preferisco non avere animali in casa. No, grazie, io non sopporto i gatti. Avrei accettato volentieri un cane. Trovare un padroncino per il micio è più difficile di quanto pensassi. Hai ragione, sono esausto, abbiamo girato per ore. Senti, che cosa ne pensi? Forse è meglio lasciar perdere. Se ci arrendiamo, cosa ne sarà di lui? Non me la sento di abbandonarlo per strada al suo destino. Ha ragione lui, non sarebbe giusto. Ma io sono stanco. Dai, su, ora basta. Giocano come se fossero papà e figlio. Già, è vero. Comincia a essere tardi, avanti, fatemi venire un'idea. Già, come se fosse una cosa facile. Che cosa ne dite di provare laggiù? In effetti vivere in un ristorante sarebbe l'ideale. Il cibo non gli mancherebbe di certo. Veramente non saprei. Tentare non costa niente, entriamo. Buongiorno, c'è nessuno?
e benvenuti. Vorrebbe adottare questo micio. Oh? Devo dedurre che non siete venuti qui per mangiare. No, lo vuole. Spiacente, ma al momento ho altro a cui pensare. Gli affari vanno male e come vedete il ristorante è sempre vuoto. Adesso capisco perché in questo locale si respira un'aria così deprimente. Può darsi che la sua cucina lasci un po' a desiderare. Ma come ti permetti? Io sono un cuoco famoso nel mondo! Un tempo il mio ristorante era considerato il migliore della città. Purtroppo le cose sono cambiate da quando hanno aperto un fast food dietro l'angolo. I clienti hanno smesso di venire e io rischio il fallimento. L'idea del ristorante era buona. In ogni caso non ho alcuna intenzione di arrendermi. A cosa stai pensando? Qui ci vuole l'invita gatto. Coraggio, apri la bocca. Ecco fatto, forza, torniamo a casa. Scusa, ma il micino... Tranquilla, lasciatelo lì. Scusa, ma non ti capisco proprio. Potresti spiegarci le tue intenzioni, per favore? Evviva! Così, secondo voi, questo micio avrebbe un potere speciale. Esatto, è in grado di attirare i clienti del suo ristorante. No, non ci credo. Guardi, ne sta già attirando. È vero, guardate. Fermi le pettole. Arrivo subito, signore. Cosa posso servirle? Non ho molta fame, prenderò soltanto una porzione di spaghetti. Ottima scelta, arrivano in un lampo. Perché sono entrato in questo posto? Scusi per l'attesa, signore. Spero ne sia valsa la pena. Qui dentro non c'è nessuno e non è un buon segno. Ma sono eccellenti, ottimi! Allora si è convinta a tenere il micio? Certo, e con grandissimo piacere. Non vedevo un cliente da secoli. Il vostro gattino fa miracoli, ragazzi. Oh, un altro. Ha funzionato, ha funzionato. Sono davvero contenta. Bravo, Doraemon. Dove è finito? Si è fermato, chissà perché. Secondo me è triste perché deve separarsi dal suo adorato micio. Sì, è vero. Non pensavo che mi sarebbe mancato così tanto. Coraggio, tirati un po' su. Non devi essere triste, potrai andarla a trovare tutte le volte che vorrai. Che sono in pensiero. Sai, in realtà devo confessarti una cosa. L'effetto della pozione svanisce dopo che ha tirato quattro persone. Ah, no, il che significa che è già svanito. Noi tre più quel tizio facciamo quattro. Quando il padrone del ristorante capirà di essere stato imbrogliato, potrebbe decidere di sbattere fuori il mio micino. Mi sento tanto in colpa. Ora capisco perché eri così triste. Probabilmente a quest'ora l'avrà già abbandonato e lui starà piangendo nel freddo della notte. Ti spiacerebbe chiudere? Sta tranquillo, ci penseremo domani. Vieni a dormire adesso. Non ho sonno, ti raggiungo dopo. D'accordo, fa un po' come vuoi. Adesso spengo la luce, però. Buonanotte. Sopra. Non
non ce la faccio, è più forte di me. Andiamo a trovarlo? Sì, ok. Dai una sbirciatina dentro, controlla se il micino c'è ancora. Scusa, che cosa c'entro? Perché dovrei farlo io? Beh, perché non me la sento, altrimenti non te l'avrei chiesto, non credi? Ok, d'accordo. Ah! No, non lo vedo. Ah, eccolo là, sì, c'è ancora. Che bello! Che gioia, ciao Micio. Le chiedo scusa, la storia del gatto che attira le persone era fasulla. Eravamo disperati. Non c'è problema, è adorabile e mi ci sono affezionato subito. Oh, eccoci qua. E questo è il ristorante di cui parlava la nostra guida. Salve, due piatti di spaghetti. Arrivano subito, accomodatevi pure. Ho una fame. Ehi, sono già negli altri. Chissà che cosa fanno da queste parti. Ciao, come mai siete qui? Salve, cosa prendete? Io vorrei una porzione di spaghetti, per favore. Sì, anch'io. Anche per me. Subito. Accipicchia, da quando ci sei tu è un grande affare, la clientela aumenta. Allora, perché siete venuti? Aspetta, ora ti spiego. Abbiamo seguito il consiglio della guida. Lo riconosci? È il signore dell'altro giorno. Un altro, prego. È proprio lui, il primo cliente attirato dal micio. A quanto pare è un famoso critico gastronomico. Wow, che fortuna! Questa sì che è una grande notizia, il micio sarà per sempre al sicuro. Miau, miau. Mi viene già la voglia provare la specialità. Questo posto è veramente... Incredibile, il ristorante è pieno zeppo di clienti. Adesso che sono più tranquillo mi è venuta una gran fame. Vorrei provare anch'io la specialità della casa. Miau, una porzione anche per me, grazie. Certo, arriva immediatamente, ragazzi. Scusi, signore, ne vorrei un altro. Anch'io, sì, anch'io. Cosa? Shizuka ha chiesto il bis, anch'io allora. Non puoi ordinare il bis prima ancora di aver avuto la prima porzione, non credi? È vero, hai ragione, Drive. Qual è nel senso di prendere la pesca?